piacere di andare in giro a raccontare questa storia. E grazie a tutti voi che sono venuti. Mi ha raccontato e ci ha presentato, quindi sono il presidente e il fondatore di questo comitato. Lì trovate alcuni riferimenti se ci volete scrivere email, se volete consultare il nostro sito web, oppure se volete visitare la pagina Facebook su cui inseguiamo man mano i vari eventi. Però, come insomma, ogni presentazione che si rispetti, due parole sul comitato Luigi Giura. E quindi io quello che, perché nasce questo comitato? Quello che chiedo sempre di solito all'auditorium è quanti di voi per alzata di mano sanno chi è e cosa ha fatto Luigi Giura? Ecco, due persone, no, beh, tu fa parte del comitato, non vale, la professoressa di Nora che ringrazio, non vale perché lui fa ponte. Quindi comunque va, facciamo pure che vanno, sono due su un'ottantina di persone, quindi un pochino poco. E questo è il motivo per cui nasce questo comitato. Nasce perché abbiamo cominciato a raccontare questa storia con vari personaggi che poi si sono appassionati, si sono avvicinati a noi, Gigi Fiore, che in aprile è venuto ai nostri eventi. E da subito il Ministero, quindi la sovrintendenza dei beni e delle attività culturali, che il giorno in cui è nato il comitato, ha sul suo sito inserito la notizia. Perché anche loro, diciamo, aspettavano qualcuno, come dire, che riuscisse a rianimare un po' questo malato morente. Abbiamo accompagnato il ministro del Rio quando è venuto in visita al ponte, gli abbiamo raccontato questa storia, lui era il ministro del precedente governo delle infrastrutture e dei trasporti. Il TG1 ci ha dato evidenza nel telegiornale pomeridiano e serale. La stampa ha cominciato a riscoprire questo genio dimenticato. Io userò molte fotografie perché è più facile far seguire, no, la spiegazione. E poi abbiamo iniziato sul ponte ad accogliere persone e quindi sempre più numerose oggi vengono. Lei, la dottoressa Giovanna Bellini, la sovrintendente, che ci ha consegnato le chiavi per la custodia di questo monumento, per cui adesso, grazie al comitato, ogni prima e terza domenica di ogni mese il ponte è aperto gratuitamente e poi su prenotazione facciamo delle visite guidate a gruppi che ce lo chiedono e ripeto, sono sempre di più gruppi di studenti, scuole come la vostra che sono venute al ponte. Abbiamo chiuso degli accordi con delle scuole di Forte e Leica, qui abbiamo fatto la formazione, poi ve lo racconterò. L'Università di Bergamo sta sottoscrivendo in questi giorni un protocollo di intesa con noi per mandarci i laureati, i neolaureati, diciamo così, a fare le tesi di laurea sul ponte. Venuta da Rai, con Mario Tozzi, a cui è piaciuta questa storia, perché un mesetto fa è andato in onda su Sapiens, in prima serata su Rai 3, questa è la stampa che lo racconta. È venuta anche Linea Verde, insomma, pian piano questo ponte, che diceva l'altro prima, no, sta uscendo con l'impeto dal sottosuolo che sta spezzando la sua forza. Con l'Associazione Digitale Fraterna di Lavoro consegniamo ogni anno un premio, quindi grazie a Claudio che lo ha intitolato Luigi Giura, questa è una foto dell'anno scorso, l'abbiamo rifatto quest'anno, a Luizia di Sesta. E ospitiamo eventi, questo è uno dei tanti eventi, il topolino di macchine d'epoca che sono venuti sul ponte. Ci hanno invitato un mese fa a Napoli in una prestigiosissima biblioteca, la prima biblioteca d'Italia, perché è antecedente appunto all'unificazione dell'Italia, che si trova dentro Palazzo Reale, la Biblioteca Nazionale, in cui è qui a un tavolo prestigiosissimo, vedete, con professori universitari, eccetera, abbiamo raccontato la storia del ponte Real Ferdinando. La Spagna addirittura ha preso questo intervento e ci ha rimandato sui loro siti. Il comitato di Luigi Giura, eccolo qua. Questa è l'unica foto che si trova in tutta la rete, tutta internet di Luigi Giura, ed è un ritratto. Luigi Giura nasce nel 1795, morirà nel 1864, poi a Napoli, ma nasce in Lucania, quindi quando lui è albanese, più origine, perché gli albanesi attraversarono esuli nel 1500, scacciati dai turchi in Mar Adriatico, si stanziarono proprio in quelle zone. Ancora oggi esiste una etnia che parla la Brescia, quindi la lingua originaria. Luigi Giura è stato un genio assoluto, completamente dimenticato dalla storiografia successiva, e un genio assoluto che avrebbe intitolato un politecnico,
partecipa a tutti i principali programmi di sviluppo territoriale del Regno. La fabbrica Sarno per un sacrificio completamente meccanizzata a trazione idrica. Lui fa parte del direttore del lavoro del porto di Nisida. L'impianto fognario, ancora funzionante nella città di Napoli, è stato realizzato da Giuda. Andiamo avanti velocemente, la prima stazione ferroviaria di Napoli, le prime due ferrovie del Regno. Diciamo velocemente, ecco, l'opera in Abruzzo della politica dell'area del Fucino, iniziata dall'imperatore Claudio, è stata, diciamo, portata a termine poi dalla Polonia, ma grazie al progetto di Giura, che realizza un vicolo sotterraneo di 6 km per deviare il corso del fiume e purificare quell'immensa area. E così, leggete voi, insomma, io non voglio leggervi tutti, ma è giusto per darvi un'idea di tutti i progetti a cui partecipò. Infatti scrivo poi eccetera eccetera perché sono veramente tanti. Questa era ad esempio una figurazione italiana di Galliano che era completamente una palude e lui, grazie al suo progetto, riuscì a rendere coltivabile per i nostri papati, diciamo, per i nostri bisnonni. Quindi perché siamo qui oggi? Noi come comitato andiamo spesso nelle scuole, stiamo andando nelle scuole in tutto il territorio, ma anche a Roma, perché come una macchia d'olio si sta, diciamo, diffondendo questa storia. Siamo qui oggi, io dico, soprattutto perché ci sono dei ragazzi, che poi è la cosa più bella, insomma, parlare ai ragazzi, perché vorrei mettere di significato alcune parole e poi trovare dei legami tra loro. La prima parola è bellezza. Prima di parlare delle ponte. E quindi adesso vi farò vedere una decina di diapositive senza commentarle, semplicemente mandandole avanti. E sicuramente ognuna di queste immagini si è attaccata, come dire, a ognuno di voi in modo diverso, perché esiste, è vero, una bellezza oggettiva, ma poi quando viene filtrata attraverso il nostro vissuto, attraverso quello che abbiamo visitato, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo studiato, quello che ci circonda, diventa qualcosa di soggettivo. E allora, del resto, quello che, ecco, leghiamo queste altre parole. Bellezza, desiderio e alla conoscenza. Ormai anche la pedagogia, gli studi più recenti, diciamo, di pedagogia hanno certificato che noi in realtà apprendiamo solo quello che desideriamo. E solo se desideriamo conoscere, impariamo veramente. Quindi il paradigma, poi, per legare tutte queste tre parole, diciamo, il volano che le unisce, è quindi questo qui, cioè è il desiderio, cioè noi siamo mossi dal desiderio di cercare bellezza attraverso la conoscenza, utilizzando come strumento la conoscenza. Ecco perché il ponte diventa miracolosamente bello, non perché sia bello intrinsecamente, lo è bello intrinsecamente, ma perché ci trasmette qualcosa e lo vediamo quando i ragazzi, la professoressa può essere testimone, vengono al ponte perché lo legge nei loro occhi, che questa storia la capiscono e li rafforza in qualche modo, perché il ponte ci trasmette dei significati, ci aiuta a riscoprire una parte di noi che ormai è completamente dimenticata, e anche a riscoprire delle parole ormai quasi desuete, come identità, che oggi viene usata sempre meno, quindi come ho detto la definizione, non c'è bisogno di leggerlo, come dignità. Sono tutti concetti che quel ponte, andandolo a scoprire, ci racconta. Lo stesso concetto di civiltà ci fa scoprire. Io lo dico sempre questa cosa qui. I ragazzi con delle radici forti possono attingere a tutte le
quelle risorse della memoria che ti farà sentire forti nel mondo di oggi, il mondo di oggi che è un mondo difficile, un mondo estremamente competitivo, soprattutto il mondo del lavoro, no? E però no, queste radici forti, visto che ce le hanno, possono realizzare una sorta di corazza, di protezione, un aiuto per spingerli ad affrontare questo mondo. E dato che queste, però, queste radici noi ce le abbiamo, gli va raccontato, perché sennò non lo possono sapere. Quindi è importante essere qui oggi per ognuno di noi per riscoprire, cominciare a riscoprire queste radici. E questi sono, ad esempio, i ragazzi della scuola Fiera di Filangelo in California, che sono stati formati da noi del comitato nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, per cui vengono poi riconosciuti i crediti per il lavoro che hanno fatto, e con le loro divise adesso loro sono tutti in grado di fare la guida alla Ponte del Ferdinando e accogliere chi? Accogliere i loro coetanei, ecco qui una delle tante scolaresche che è venuta, e grazie a loro è bellissimo perché i ragazzi parlano con i ragazzi e ne parlano in modo così entusiasta da trasferire questo entusiasmo. Non lo può fare nessuno meglio di loro. La festa del ponte che abbiamo realizzato su tre giornate, dal 10 al 12 maggio scorso, l'abbiamo intitolata la Estate Mai Guagliuna, che era il plurale, no? Quindi la città, ripartiamo proprio dai ragazzi. E non c'è niente di più bello, questi sono addirittura ragazzi delle scuole elementari che vengono a disegnare sul ponte, che corrono liberi e felici, che con i loro cappellini inondano come un fiume sopra il fiume l'attraversamento del ponte, vengono tantissimi, quindi ho ricordato soltanto tanti. Fernando, prima Fernando in cambio ha raccontato il Gardiano, quindi io andrò velocissimo, giusto per dire che era un enorme, il dato del Gardiano è un fiore importantissimo, abbiamo visto appunto 157 milioni. Il responsabile del corpo di strade a quel tempo era Carlo Van de Rivera, originario di Delta, che era ecco, proprio il direttore generale. Esisteva un corpo degli ingegneri e una prestigiosissima scuola di applicazione in cui si entrava dall'ingegnere a lungo e si usciva dopo una lunga carriera dal direttore generale, cosa che era un digiuno. Di Rivera dice che in tutta questa pianura non si scorge abitato alcuno a cagione dell'aria pestifera che vi si respira. Questo era un problema insormontabile, perché c'era la malaria, e c'era la malaria grazie al fatto che queste erano due montagne enormi, queste che arriviamo, l'enorme pantano, ancora oggi la zona di Sessa, no? Il pantano di Sessa, faceva parte del più ampio pantano di Prato. Perché si creavano queste zone? Perché un vero e proprio circolo vizioso, perché erano degli alluvioni, delle frane che facevano trascinare gli argini del fiume, che era un fiume di natura alluvionale, quindi trascinava in sé tutto ciò che si trovava davanti. Le terre si impallavano, si continuavano a mangiare, le popolazioni per vivere si rifugiavano sulle montagne, quindi andavano sulle colline lungo tutto il corso del fiume. Per sopravvivere che facevano? Tagliavano gli alberi, gli serviva la legna, quindi toglievano le radici che non permettevano quindi al terreno di resistere e creavano questo che a causa delle lune e delle strade ricominciava da capo, non si riusciva dal tempo dei romani, nel corso degli anni e dei secoli ci furono diversi ponti che vennero realizzati sul territorio, quindi i romani ci sono stati diversi, ancora oggi si vede i resti del ponte del Tasso, nel Medioevo fu realizzata una scala che era realizzata per gli anni all'indietro con questa grande costruzione, era una bastia. Nel 1903 abbiamo visto con Fernando si combatte una battaglia con dei saraceni, testimoniato da questa epigrafe che è presente nel Duomo di Greta, che ci ha aiutato a costruire storicamente la faccenda. Viene realizzata la Torre di Stadmare, da una parte del Garigliano, la Torre di Stadmare, dall'altra la Torre di Garigliano, una da una parte all'altra. Nel 500 e nel 600 venne dato un impulso soprattutto alla parte diciamo di investimento sulle difese militari, quindi poco sulla costruzione di ponte. Morì nel 1503 allegato Piero di Medici nel Garigliano, che era il figlio primogenito di Lorenzo Magnini, questa è un'informazione che è sempre trascurata. E nel 1503 abbiamo già visto il gran capitano, questa è una raffigurazione della battaglia tra francesi e spagnoli, su cui non mi dico. Arrivano i Borboni nel 1734 che investono moltissimo, da subito Carlo III investe per migliorare l'immunicazione, la posta,
proprio per questo motivo che si trova nel suo territorio. E c'era ancora questa scarpa che con una corda traghettava le genti da una parte all'altra del fiume. Queste sono delle raccomandazioni. Nel Settecento tantissimi progetti che si provò tante volte a costruire ponti, senza mai riuscirci, perché ponti di legno, questo era un progetto che prevedeva del Pollio e del Bonfede, un ponte di muratura, poi un ponte a battelli che veniva distrutto regolarmente dalle decine del fiume. Sarebbero queste canoe su cui veniva messo questo sbarcato ligneo, ogni volta che il pian piano si arrabbiava lo trascinava via. Ecco, questo è visto da fatto, no? Come veniva realizzato. Ancora il progetto di pisciceni, di un punto di pietra, di ingegneri maleschi di Fazio del Cielo sulla base di un punto in legno, Carmine Antonio Lippi che per la prima volta pensa a un punto di ferro, era un po' forse troppo in anticipo con tempi e fu scartato, non fu preso in considerazione. Però prima di cominciare giù esistevano comunque dei ponti sospesi, come venivano fatti? Erano dei ponti, prima diciamo, dividiamo in fasi, la fase pionieristica erano le semplici passarelle pedonali, ma poi c'erano nella fase che definiamo intermedia dei ponti enormi, guardate, dei ponti con dei classi enormi, questo è il ponte sul fiume Menai in Gran. Ci volevano circa 30-40 anni per costruire un ponte di questo tipo e costava circa 900.000 ducati nel tempo. Pensiamo che il ponte, il nostro ponte, fu realizzato in 4 anni e costò 75.000 ducati, quindi lo zero in meno. Quando verrete al ponte vi racconterò le caratteristiche tecniche, tecnologiche che permisero a Giura di realizzare un ponte così bello, così leggero, l'avete visto nelle foto bellissime che sono questi due pannelli. È un ponte che dà come dire, soddisfazione anche solo a guardarlo, perché si adagia proprio dolcemente sul fiume con le sue decorazioni egittizzanti, le sue catenarie e così via, rispetto a un ponte di questo tipo. No? E il ponte dimenticato, perché Luigi Giura in realtà, ecco, questa è la scafa che attraversava il ponte, pensate quanto era scomodo dover andare tutti su questa scafa, insieme agli animali, no? Nobili e plebei, insieme ai cavalli, alle lupi e alle galline, che dovevano comunque spostarsi. E quindi lui, in quegli anni, questo è il progetto originario dell'insegnamento di Luigi Giura, in quegli anni che era Francesco Pignani di Borbone, era lui che fa. Si guarda un po' intorno e chiama il suo ingegnere di punta, per cui gli dice tu sei in grado di realizzare un ponte di questo tipo? E Giura gli dice sì, mi servono dei soldi, io partirò con tre miei collaboratori per un viaggio in Europa, fra un anno ritorno e vi saprò dire se sarò in grado di costruire questo ponte. Il re gli mette i soldi sul tavolo e Giura parte insieme a tre suoi collaboratori, gira tutta l'Europa, gira la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra, alcuni stati del nord della penisola, e va a visitare il tutto, cioè la sua mente estremamente geniale, gli permette di analizzare, prendere appunti, perché non esisteva la fotografia, quindi ritorna con una cassa di legno piena di appunti, di che tipo? Di ingegneria, di costruzione di ponti, di costruzione di strade, di anche di burocrazia, perché va a studiare come venivano realizzati dal punto di vista dei capitolati d'appalto delle varie opere in tutta Europa. E tra l'altro tutti questi appunti che lui riporta a Napoli serviranno poi a redigere i materiali, i manuali che poi verranno studiati negli anni successivi nelle università italiane. Quindi questo è un altro grazie che dobbiamo a Luigi Giura. In quegli anni però nelle lui ritorna e dice sì, io posso realizzare questo ponte. Costerà 75.000 ducati, il re li mette a disposizione, non come oggi, costerà effettivamente 75.000 ducati, quindi non viene sicurato il budget, e verranno interamente finanziati dalla Regione del Lusicino. I lavori partono nel 1828, dopo due anni però comincia a succedere qualcosa di imprevisto, cioè cominciano a crollare dei ponti di questo tipo. Ci provavano, abbiamo visto, gli austriaci, i francesi, gli inglesi. Crolla, per esempio, il ponte del famosissimo ingegnere Navier in Francia, il ponte sugli Invalidi, il ponte degli Invalidi, sulla Senna. E era uno smacco incredibile.
incredibile per la Francia. Per cui i ministri del re, un po' allarmati, si recano da re dicendo: probabilmente è il caso di sospendere i lavori, perché proprio questo tipo di ponte non è fattibile, si crollano questi ponti. Fu allora che il re, nel frattempo diventato Ferdinando II, succeduto al papà Francesco I, disse brutta risposta, un po' preoccupata, ma state con guardione, che poi il nostro slogan che mettiamo, no, su tutte le nostre comunicazioni. E ripartiamo proprio dai ragazzi, grazie a questa, riprendendo un po' la frase del re. Questa cosa che vedete è l'anno dopo. Intanto i giornali ne avevano conto, tutta la stampa inglese, questo è il giornale più famoso, il Newspaper London News, scriveva il 20 maggio del 1828 perplessità sulle capacità concettuali e costruttive dei napoletani e vive preoccupazioni sulla sorte dei poveri sudditi, sicure vittime di questo vano esperimento di sprovveduti, dettato solo dalla voglia di capeggiare. I lavori andarono avanti, abbiamo visto, ma ancora il 4 maggio del 1832 questo simpatico giornale scriveva: il ponte probabilmente è pronto, ma non viene ancora collocato per timore del suo sicuro crollo. Passano 6 giorni da questo 4 maggio e il 10 maggio il re Ferdinando II, a capo di una schiera di uomini, di tutto il suo esercito, si pose al centro del ponte. Tutte le popolazioni di questi paesi vennero a vedere questa giornata. Pensate che per veniva il re da Napoli, quindi da Sulio, da Nola, da Gaeta, da Castelforte, da Sessa, da Cello, tutti a vedere il re a 2 chilometri di distanza, no? E il re si pose al centro, qui c'è una raffigurazione bellissima, questo re, tutto lo schieramento, fece passare l'ultimo, prima al trotto, poi al galoppo i suoi soldati, poi i campi e le truppe che caricano i cannoni sopra, e quello che fu collaudo, il ponte non crollò, il ponte resse. E quindi la realizzazione avveniristica era perfettamente riuscita, alla faccia di chi ci voleva male. Quello che io dico sempre, è importante capire questo, non si è a conoscenza della tecnica di costruzione di questo ponte. Che significa? Io non voglio fare un paragone irriverente, però il Colosseo, no? Oggi è un esempio di momento che rappresenta l'Italia nel mondo, ma la tecnica di costruzione di un anfiteatro di quel tipo era nota. Stessa cosa per la torre di Pisa, la tecnica di costruzione di una torre in travertino era nota. Qui non si conosceva la tecnica di costruzione, si andava per tentativi. Siamo stati i primi a riuscirci in tutta l'Europa e quindi nel mondo. È il primo ponte a colonne separate, cioè senza una trave che lo unisca, di tutto il mondo. Non è poco, se ci pensiamo bene, è qualcosa che può rilanciare l'economia di questa regione, ma l'economia dell'Italia, voglio dire, lasciatemi esagerare. E piano piano però ci stanno mettendo l'attenzione, lo vedo semplicemente, lo vediamo noi del Comitato, semplicemente da un anno.